Gabriel Garco, nato Dario Oliviero, è un attore e modello italiano. Per l'attore, che è sempre stato considerato un sex symbol desiderato da migliaia di donne, gridare al mondo la verità sulla propria sessualità doveva essere un atto liberatorio. Lui stesso ha usato la metafora del bambino dentro di sé, da sempre soffocato in nome del successo, e di una falsa identità vincente, finalmente libero di vivere senza condizionamenti. In parte il coming out è stato davvero una liberazione per Garco. Ma c'è anche il risvolto della medaglia. A parlarne è stato Alfonso Signorini. Il conduttore e autore del Grande Fratello VIP ha dichiarato che essersi esposto mediaticamente su una questione così privata come l'orientamento sessuale, in un certo senso ha destabilizzato l'equilibrio di Gabriel. Piange sempre in questo momento a sbalzi d'umore improvvisi, ha rivelato Signorini, che poi ha spiegato. Lui non riusciva più a vivere bene, a stare dentro il personaggio che si era costruito in questi anni. Si è definito un bambino. Ed è vero, e adesso che, metaforicamente parlando, il bambino è nudo, Garco probabilmente sta facendo i conti fino in fondo con tutte le fragilità che celava dietro il suo personaggio apparentemente invincibile.